Benvenuti nel mondo dei podcast della Verità. Buon ascolto. Un posto isolato per fare esperimenti, nel quale provare nuovi aeroplani, poi divenuti miti dell'aviazione, ma anche oggetti volanti misteriosi. E poi, dove si è sempre raccontato di astronavi e di alieni. Oggi parliamo di Area 51. Sono Sergio Barlocchetti, faccio l'aviatore, e che siano aerei, missili o satelliti, cerco di spiegarvi come funziona l'aviazione con il mio KISS, Keep it short and simple, facciamola breve e semplice. Come abbiamo detto più volte nel largo di queste, bene, diciamolo con un po' di orgoglio, siamo a 115 puntate, il nostro podcast prende il nome da un modo di dire del grande progettista statunitense Clarence Kelly Johnson. Fallo semplice e stupido, dall'inglese e in sigla KISS, appunto. Alla vita di Kelly dedicheremo altre puntate, anche perché la sua carriera è davvero lunga e interessante, mentre oggi ci concentriamo su un episodio avvenuto nel 1955. Johnson era il capo della Skunk Works, la sezione dei progetti sperimentali e segreti della Lockheed. Quando, per conto dell'aviazione e su segnalazione della Commissione per l'Energia Atomica, si interessò di creare un luogo per poter fare sperimentazione che fosse però un po' più lontano da tutto e da tutti. Beh, non era un'idea nuova. L'ebbe circa mezzo secolo prima anche il nostro Gianni Caproni quando comprò la cascina Malpensa intorno alla quale oggi sorge proprio l'aeroporto internazionale della Lombardia. Tornando negli USA con una serie di postazioni da controllare dall'alto, Kelly prese il suo collaboratore Tony Levier, che era anche il capo pilota collaudatore dell'azienda, e insieme andarono a cercare un posto per collaudare l'ultimo degli aeroplani costruiti, e non uno qualunque, ma quello che sarebbe diventato l'U-2, l'aereo spia della Guerra Fredda per antonomasia. Tony, lo chiamavano tutti così, saltò insieme a lui sul monomotore Beechcraft Bonanza della compagnia e cominciarono a visitare tutti i siti fino a quando atterrarono presso un vecchio aeroporto situato poco più a nord di un poligono dove anni prima erano stati fatti anche dei test nucleari. La designazione della Commissione per l'Energia Atomica l'aveva battezzata Area S1, ma pare, questa però è un po' una leggenda, che qualcuno l'avesse scritto un po' male, tanto che fu letta Area 51. Il posto però era perfetto. Intorno c'era il deserto, accanto un lago salato per atterrare senza limitazioni di spazio, e poi c'erano già delle strutture da sfruttare. Deserto, isolato e vicino a un grande letto di lago salato, il Groom Lake, a circa 200 km a nord-ovest di Las Vegas, vicino alle piccole città di Rachel e Aiko. Nel tentativo di convincere i tecnici della Lockheed ad andarci a lavorare, la base fu organizzata come parte del Nevada Test and Training Range e le fu dato il nome di Paradise Ranch. Ci voleva coraggio, eh? Così per tutti, Kelly in primis, divenne presto soltanto il ranch. Oggi le strutture fanno parte del Nevada National Security Site, NNSS, sapete gli americani le sigle piacciono tanto, a cui la CIA fa riferimento come Groom Lake e Homey Airport. Sebbene le immagini satellitari del sito fossero state limitate, dal 2018 la base è visibile anche su Google Maps. Intanto l'aeroplano spia era stato costruito, le parti trasportate al ranch e il primo volo ormai imminente. 1 agosto 1955, Tony ai comandi, Kelly Johnson alla radio per spiegargli ancora una volta come farlo atterrare con quel carrello monotraccia, cioè con una sola ruota sotto la fusoliera, un ruotino anteriore che spesso toccava terra per primo e poi, come un aliante, rallentando si appoggiava su un lato e per questo in fondo alle semiali aveva altre due piccole ruote. Circa un anno dopo, 1956, l'aeroplano entrò in servizio e rimase segreto fino al 1 maggio 1960, quando un missile terra-aria sovietico abbatté l'aeroplano pilotato da Francis Gary Powers durante una missione di ricognizione, creando una pesante crisi tra USA e URSS. Negli anni Area 51 è stato il centro di collaudo di diversi aeroplani divenuti icone, anche dopo l'uscita di scena di Kelly, maestro degli Skunk Works, come era chiamato, il suo reparto sperimentale, e che era quindi autorizzato a operare al di fuori delle procedure aziendali della Lockheed, ovvero dei lavori della Puzzola, creatura che appare anche oggi sullo stemma di quel reparto.
Se questo podcast ti è piaciuto, puoi seguire la serie sul sito della Verità all'indirizzo www.laverita.info/podcast.